Il PIM oggi continuativamente esercita un'attività di consulenza, di centro studi, quindi di studio, di ricerca e di proposta, in molti casi di proposte anche concrete, quindi di progettazione. Questa che è la nostra matrice, perché la matrice del PIM nasce una buona intuizione di Azzom quando nei primi anni 70, e io personalmente lo ricordo molto bene, il dramma di questo territorio, soggetto a un'immigrazione violenta, metteva in luce una serie di problematicità che le amministrazioni, allora poi poco avvezze e anche poco abituate a trattare il territorio con la legislazione che avevano a disposizione, riuscivano in qualche modo a risolvere. Ricordo benissimo gli indici di affollamento di quel periodo, ricordo benissimo i tassi di natalità delle nostre aree, che erano a livelli oggi riscontrabili soltanto nel quarto mondo. Il PIN dalla sua parte ha contribuito a individuare le problematicità generali del territorio, in special modo riferite a progetti di larga scala e di larga scala territoriale, alle infrastrutture per le quali oggi troviamo alcuni risultati. Lo stesso passante ferroviario, la pedemontana e altre grandi infrastrutture sono state immaginate e portate avanti in modo concreto dal PIM in quegli anni. Oggi noi lavoriamo continuativamente su questa traccia, non è che abbiamo cambiato né lo spirito né manco la nostra capacità di intervenire su queste grandi tematiche. Stiamo lavorando con tutte le amministrazioni che sono con noi associate e a differenza del CIM non siamo un consorzio di enti pubblici, siamo un'associazione volontaria. Le amministrazioni che partecipano al nostro centro studi sono tutte amministrazioni che per scelta si sono associate a questa nostra attività. Questa volontarietà delle amministrazioni si è espressa anche recentissimamente con l'adesione alla nostra associazione della provincia di Monza e Brianza. È fatto importantissimo perché è proprio dall'amministrazione provinciale che possono nascere tutti gli spunti e le possibilità organizzative del territorio in capo a questi enti. Da questo punto di vista possiamo dire che siamo impegnati fortemente sia con l'amministrazione provinciale di Monza che con l'amministrazione provinciale di Milano per la realizzazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale, in ordine naturalmente alle deleghe fatte dall'ente regionale alle province in materia soprattutto di ambiente, agricoltura e di assetto generale. Questa ultima considerazione ci fa intravedere anche quale potranno, a nostro parere, essere le future impegni che potrà assumere il PIM nei confronti della pianificazione generale. È ben noto a tutti che la nostra Costituzione prevede la costituzione di un'area metropolitana, declinata, a nostro parere, in modo diverso a seconda delle fasi politiche, dei momenti politici e dell'interlocutore politico. Si va dall'area vasta a finire a un coacervo di comuni non meglio identificati, o i cui confini non sono identificabili. Ci sono alcuni elementi di criticità sul territorio che in ogni caso comunque vanno affrontati in modo omogeneo e con la partecipazione di tutti. E mi riferisco in particolar modo al problema delle infrastrutture e della mobilità. È impensabile oggi fare una politica di trasporto pubblico senza avere sotto mano comunque la generalità dei comuni, delle aree di influenza e di attrattività che sono intorno all'area milanese. Non è possibile pensare all'ambiente se non lo si considera nella sua globalità. Qui mi riferisco al tema della mobilità e trasporti e dell'inquinamento. Come si può vedere, ma questo lo vediamo ogni inverno, la disperata ricerca da parte delle istituzioni regionali e provinciali di mettere insieme una volta i comuni dell'asta del Sempione, una volta i comuni dell'asta quale altra, per trovare un aspetto omogeneo e poter dare soluzioni in modo omogeneo al tema dell'inquinamento. Questo è uno degli elementi che sicuramente deve rientrare in un processo di pianificazione che sia il più possibile vicino all'area metropolitana. Certo, sarà indispensabile che i comuni in qualche modo deleghino alcune loro prerogative a una governance che sia in grado di gestire queste problematiche. Fatto sempre importante, ritenuto importante, ma difficilmente perseguibile. La nostra cultura
politica amministrativa è tutta incentrata sui comuni, da lì nasciamo storicamente e quindi la volontà di ogni singola amministrazione di mantenere le sue caratteristiche peculiari non ci consente di avere un dialogo molto spesso fluido con tutte le realtà. Sono realtà diverse, sono realtà che qualche volta non coincidono con l'interesse generale del territorio. Quindi lo sforzo, a nostro parere, noi lo proponiamo sempre con il nostro centro studi, è quello di trovare gli elementi che coagulano intorno a un problema, non gli elementi che dividono. Quindi noi speriamo che nel prossimo futuro, se non si realizzerà in modo istituzionale l'area metropolitana, si realizzi comunque una governance che tenga in conto la soluzione di questi problemi, che sono i problemi di tutte le amministrazioni, chiedendo a ciascuno un po' di delegare alle proprie competenze. Del resto, l'esempio di Milano è convincente. Milano aveva una fiera, la Fiera Campionaria. Oggi la Fiera di Milano è a Rho. Expo 2015 non verrà fatta a Milano, verrà fatta in un altro comune. Certo è vicino, certo è collegato, certo Milano si è impegnata perché questo sia collegato sempre di più, ma ha segnato comunque un'inversione di tendenza. Le grandi funzioni urbane non sono più pensate all'interno del perimetro della città, devono ritrovare dei posti e dei luoghi all'esterno, certo collegati, certo compatibili anche da un punto di vista ambientale. Negli anni 80 e 90 si discusse molto su questi aspetti, dal Policlinico di Milano alle carceri di San Vittore, dalle biblioteche internazionali alle fiere. Questo ha portato sempre una serie di proposte all'esterno che non hanno trovato però significative collocazioni. Noi dobbiamo pensare a dare delle risposte concrete, ma soprattutto cercare di organizzare una rete di servizi con la partecipazione delle amministrazioni locali, che molto spesso non hanno l'occasione di esprimere tutta la loro capacità e tutti i loro aspetti positivi. Chiamando a raccolta tutte queste amministrazioni, noi ci possiamo proporre sicuramente, perché siamo interlocutori di tutte queste amministrazioni, ci possiamo proporre per giocare un ruolo di coordinamento. E qui mi riferisco ancora alla matrice plantageneta di questo centro studi, cioè quella di studiare, trovare soluzioni e dare soluzioni concrete, anche in fase progettuale. Ma tutto il lavoro di compensazione fra le varie amministrazioni, fra le varie zone del nostro territorio, devono essere in qualche modo coordinate, ma soprattutto con l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse che sono tante, anzi, sul nostro territorio milanese ce ne sono tantissime.